Allora, eccoci qua. Come siamo messi? Che mentre io ho bevuto l'acqua. Che siamo messi? Allora, non te strozzare. No, appunto. Appunto. Allora, abbiamo frullato i ceci, sì, setacciati, così è più fluida. Con la cosa, setacciati. In fondo un aglietto, gambi di prezzemolo e una foglia di alloro. Stop, sale non ne mettiamo. Adesso si deve solo addensare un po'. Sì. Questi, i calamari. I calamaretti. Aspettiamo l'ultimo momento, che si fanno cotti 30 secondi. Uno, due, tre, va. Basta, prezzemolo, un po' di pepe. Vabbè, allora io vengo fra un minutino o due. Benissimo. Va bene? Allora, perché voglio sentire, molto interessante, voglio sentire il presidente Fossati. Direttore. A proposito del reticolo idraulico minore, quello che abbiamo sentito essere il canale, lo conosciamo, storicamente lo conosciamo, il canale Cavour. Ma è stato così importante o è adesso così importante per il nostro territorio? È importantissimo, è stata proprio una vera e propria rivoluzione allora. Sul reticolo minore, diciamo, proseguendo l'analogia del corpo umano, sì, che si era stata fatta prima, diciamo questo reticolo, questa rete molto vasta e articolata di canali che portano l'irrigazione al territorio è molto simile appunto alle arterie. Così quest'acqua che è portata al territorio in realtà trova un'altra rete di canali, che è la rete di bonifica, che l'acqua la porta via in maniera che nel territorio ne resti sempre la quantità giusta. Quindi da una parte vivifica il territorio con l'irrigazione. Canale Cavour che cos'è? È un'arteria, chiamiamola. È un'arteria. È la aorta piemontese. Per il Piemonte è sicuramente la aorta. Perfetto. È un canale che, diciamo, prende il nome da Camillo Benso, conte, sì, di Cavour, certo, perché è stato fortemente voluto da lui, anche se è stato poi realizzato dopo la sua morte. Cavour era un visionario, no? Vedeva visionario, al di là del contingente. Sì, non sì, ha tutte delle vicissitudini abbastanza travagliate, però diciamo dal 1863 al 1866 viene realizzato anche con dei mezzi, diciamo, che c'erano allora, quindi non c'erano le macchine di movimento terra, c'era una fiumana di 14.000 uomini con le pale, i picconi, i mattoni, le pietre, i muli. Mi chiedevo, no? Oggi noi, abituati alla tecnologia, abituati, cresciuti in un mondo evoluto, quasi non ci meravigliamo di queste cose, sì, ma riportandoci un attimo indietro nell'Ottocento, era sì, come posso dire, un miracolo. Sì. E oltretutto i tre anni, poco più di tre anni, pensi un po', una cosa, per fare la metropolitana a Roma, cioè un buco, non voglio, vabbè, non parliamo. E oltretutto attraversa tutta la pianura piemontese, parte da Chivasso, dal Po, e attraversa tutta una serie di torrenti e fiumi con delle opere idrauliche, per allora, di avanguardia, ma anche adesso sono perfettamente funzionali, anche qui mattoni e pietra, archi e botti si che pone. Che funzione ha il canale Cavour sulla cultura del riso in Piemonte? Beh, in questo momento il canale Cavour è fondamentale sulla cultura del riso in Piemonte, e come dicevamo è la aorta, dà via, dalla vita a tutta una serie di canali minori che portano l'acqua e permettono la creazione di tutto il sistema delle risaie piemontesi, il cosiddetto mare a quadretti, che oltre a essere, diciamo, candidato all'UNESCO come valore ambientale, è anche importantissimo dal punto di vista della ricarica della falda. Presidente, io sono abituato ormai, dopo tanti anni di televisione, quando ho degli ospiti così autorevoli e così, come dire, specifici, studio un pochino per non fare brutta figura rispetto alla vostra autorevolezza. E ho trovato un termine, la cultura del riso in asciutta. Ma che vuol dire? Parliamo di acqua e poi facciamo il riso in asciutta? È una tecnica culturale che è stata messa, che sta andando sempre più per la maggiore e che permette, diciamo, di seminare il riso in asciutta, cioè senza la pratica della sommersione. E che riso abbiamo? Sì. È paragonabile a quella del riso in sommersione. Il problema è soltanto dal punto di vista delle risorse. Vuol dire che in prospettiva
il mare a squadretti lo possiamo perdere per avere le risaie in asciutta? No. Speriamo di no, perché il mare a quadretti consente proprio la ricarica della falda freatica. Nel nostro territorio la falda freatica è un serbatoio enorme che consente di immagazzinare l'acqua quando è abbondante. E gestirla quando manca. Ed è abbondante quando in primavera, quando c'è lo scioglimento delle nevi e c'è anche il periodo delle piogge primaverili. In quel periodo, diciamo, il canale Cavour e i suoi diramatori portano l'acqua alle risaie, si crea il cosiddetto mare a quadretti, il panorama delle risaie, e queste caricano la falda freatica. Pedersoli, ci porta in Romagna, ci porta a vedere, a capire il canale Emiliano-Romagnolo, detto CER, acronimo. Sì, il canale Emiliano-Romagnolo prende acqua in provincia di Ferrara, da Salvatonica di Bondeno. Da dove la prende? Da Salvatonica di Bondeno. Ah, pardon, chiaro. Sì. Salvatonica di Bondeno e poi per attraverso il cavo napoleonico. Anche questo porta un nome altisonante. Attraverso il cavo napoleonico, dopo 15 chilometri, partono i due rami veri e propri del canale Emiliano-Romagnolo. E dove arriva? Dove punta? Allora, in parte in provincia di Modena, un po' nel Ferrarese per 15 chilometri, ma in maggior parte per 130 chilometri va verso la Romagna fino in provincia di Rimini. Il primo tratto è in salita. Partiamo da quota 0 anche a quota 16, salita, sì. E facciamo tre salti, abbiamo tre stazioni di pompaggio. Allora, questo è poco, come dire, all'impronta è poco comprensibile. L'acqua, appena c'è una discesa, se ne va via. Vedi gli acquedotti romani, tanto per dirne una. Esatto. Questa invece va in salita. Ma come fa? Di miracoli? Come no, dice che i soldi mandano l'acqua per l'insù. Con l'energia elettrica si paga, la pompiamo e la mandiamo. Certo. Senta, ma che cos'è l'acqua campus? Il canale... Un centro di ricerca applicata all'irrigazione? Il canale Emiliano-Romagnolo, come peraltro previsto dalla legge statale ancora dalle prime formulazioni, ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, l'istituzione dell'ente canale Emiliano-Romagnolo, che venne poi costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, prevedeva non solo di distribuire acqua, ma anche di sviluppare la ricerca sull'utilizzo dell'acqua, sulle culture agricole, anche sui materiali irrigui. Negli anni, nei decenni, il canale Emiliano-Romagnolo, che di fatto è l'unico ente che fa un certo tipo di lavoro a livello nazionale, anche riconosciuto a livello europeo, ha sviluppato numerose tecniche, ha sostanzialmente collaudato più del 90% dei gocciolatori, dei prodotti che servono per irrigare, dei materiali che servono per irrigare. E abbiamo creato, sviluppando ulteriormente questa attività, l'Acqua Campus a Mezzolara di Budrio, dove abbiamo un'azienda agricola e dove facciamo tutta l'attività. Mi dia tre prodotti tipicamente emiliani e romagnoli, che, grazie ai quali devono ringraziare il CER. Praticamente quasi tutte, però tutto. Le pere, le pesche, i kiwi, le albicocche, ma anche le culture cerealicole, il mais, il pomodoro. Io ci metto anche il parmigiano reggiano, ci metto l'aceto balsamico, ci metto varie produzioni. Noi sfioriamo l'area del parmigiano reggiano, una piccola parte. È vero. Però il modenese tocchiamo una parte. Bene, andiamo a sentire che cosa ha riservato il nostro Andy Luotto. Abbiamo improfumato l'olio bene. Con aglio e timo, padella bella calda, ci mettiamo i calamari. Eccoli qua. Che hanno proprio pochissimo tempo di cottura. Quanti è? 30 secondi? Ma sì, questo mettiamo qua. Questi adesso si cuociono. Sì. Mentre quelli cuociono, che sono pratica, che facciamo? Mettiamo, impiattiamo la crema di ceci. Via. Ecco qua. Ah. Quindi, come si dice, calamari su un letto di ceci. Sì, vabbè. Ma meno male che sono cotti, perché se fossero crudi il letto di ceci dormi scomodo. Sì, bravo. Ci faremo andare in ginocchio sui ceci, le suore. Quando andavamo a scuola, Eccoli qua. Questi sono pronti. Scusa, ti ho sporcato, no? Sì, ma hai sporcato, vabbè. Oh, porca miseria. Ma il piatto è pronto. L'importante qui è che i calamari cuociano pochissimo. Tommaso, sei pronto per un grande abbinamento a questo piatto? Ci siamo, uno dei simboli dell'enologia
italiana. Stiamo parlando di una falanghina come... Aspetta, fammi fare il chiaro. No, fallo parlare. Come la falanghina bisogna tanto di cappella. È una falanghina, però non siamo in Campania, ma in Puglia. Ah, grazie all'azienda pugliese. Questa non lo sapevo. Placido Volpone. Quindi Placido? Placido Volpone, il nostro amico Michele Placido, tra l'altro originario di Ascoli Satriano, in provincia questo di Foggia. Questo lo sappiamo. Ecco, il Tavoliere delle Puglie, tra l'altro, è una delle zone molto particolari, la seconda pianura più ampia d'Italia, dopo la pianura padana, dove c'è anche molta attenzione all'irrigazione e alle pratiche sostenibili e green. Tra l'altro, Placido Volpone è una delle aziende che per prima al mondo ha certificato la loro filiera di provenienza degli uvaggi, quindi della falanghina, in questo caso. Eccolo qui, questo grande piatto di Andy Lotto, guardate che meraviglia. Ma ecco, voi non avete idea che profumo esce fuori. Sì, giustamente lui mi ha detto prima, ma non sfumi col vino? No, non serve. Perché rende più gommoso, troppo gommoso. Posso offrire? Prego, grazie. Un vino eccezionale, prego. Ah, Andy, un vino eccezionale. Grazie, troppo buono. Che proviene appunto da questo vitigno antico, la falanghina, Phalangos, l'antica Grecia, legata a un palo, insomma, quindi una tradizione davvero millenaria. Tra l'altro, a un palo, adesso questo me lo sento. Il significato. Prendiamo un aroma molto legato ai frutti a polpa bianca, frutti rossi, frutti bianchi, ma frutti secchi, albicocca, pesca. Ce ne sono tanti, pera, mela, insomma. In questo caso c'è più albicocca, ma poi vediamo anche al palato. Albicocche con i calamari, ma chi lo sa? Beh, c'è bisogno di una struttura, di un'acidità media, ma anche di un minimo di gradevolezza. E questa aromaticità... Minimo, deve essere gradevole il vino. Scusa, sorridi. Insieme, che la gente ti crede di più se sorridi. Insieme al calamaro e alla crema di ceci c'è sicuramente bisogno anche di questa leggera nota aromatica e acidula. E dunque questo in bocca... Grazie, poi... ma continua per mezz'ora se non lo fermi questo. Anche allora, caro Tommaso, è terminato il nostro tempo a disposizione. Non mi rimane altro che salutare i nostri graditissimi ospiti, il presidente dell'ANBI Francesco Vincenzi, il presidente dell'ANBI del Piemonte Mario Fossati e quello dell'Emilia Romagna Massimiliano Pedersoli. Ricordatevi come sempre che con Guida la Spesa, fare la spesa non è certo un'impresa. Ci vediamo prossimamente.